negli Stati Uniti era molto, molto deciso a mantenere le leggi del Sud. E così si sentirono. Credo di aver capito. Nel 1850 le crescenti tensioni dovute allo schiavismo peggiorarono i rapporti tra il Nord e il Sud. Il Partito Repubblicano, eletto nel 1860, nominò Abraham Lincoln, il quale era favorevole all'abolizione della schiavitù. Il Partito Democratico si scisse in due, nominando due candidati, il moderato Stephen Douglas e John Breckinridge, favorevole allo schiavismo. L'elezione di Lincoln fu un oltraggio per il Sud e diede inizio alla guerra civile. Un altro modo per avere informazioni sul suo padrisnonno è di consultare i censimenti. Se dà un'occhiata qui in alto può capire di cosa si parla. Questo censimento è stato emanato nel 1860. John Betts aveva 45 anni e risulta che era un proprietario di una piantagione di cotone. Il suo valore immobiliare ammontava a $17,500 e il patrimonio di suo list of elementi short, list of elementi short. This is a list of elementi short produced by Woodin Mission Studies from ancient to the present. La ricchezza dei proprietari delle piantagioni del sud deve essere calcolata in base ai lavoratori utilizzati. Le mostro questo documento e guardi cosa c'è. Tutti i vari anni, tutti quei soldi fatti. Schiavi e residenti. John Betts. Trentacinque schiavi, sono tantissimi. Non so quante volte ho detto, la mia famiglia non fu mai coinvolta nel traffico di schiavi, in nessun modo. È orribile e triste. Era la triste realtà del vecchio Sud. La scoperta che il mio padrisnonno era proprietario di esseri umani è stata una rivelazione scioccante. Devo metabolizzare tutto quello che mi è stato detto oggi. E mi sento quasi come se qualcuno avesse preso un secchio di acqua fredda e me lo avesse gettato in faccia. Se potessi tornare indietro e parlarmi, farei tutto ciò che è in mio potere per convincerlo a non prendere parte a questo atroce commercio di vite umane. Perché ci sono molti modi per raccontare il mondo. Potrei anche farmi un'idea sbagliata. Ma uno solo per comprenderlo. Posso aprire gli occhi? Il tuo. La F Film Festival, ogni lunedì e venerdì alle 21:10 sulla F. Ancora Silly Symphony. Tutte le nonne hanno una vera passione per i nipoti, ma nel suo caso è una passione da record. Lei quanti nipoti ha? 27, 28, non mi ricordo. Ippolito li sente al telefono? Sempre. Gloriana? Bene. Adesso dobbiamo chiamare Giada, Diego, Barbara, Alberto. Passa a Telecom Italia. Navighi da casa e chiami fissi e cellulari senza limiti. Tutto a 29 euro al mese.
Ma lei quanti anni ha? 84, caro. Allora è vero che mi ha telefonato al lungo della vita. Ma escala, mi metti un cerotto. Ti metto Pick My Skin. Mi basta uno. Ti protegge e guarisce prima. E funziona anche sui grandi. Pick My Skin. In farmacia. Chiedi di più. Il filosofo slavo di Žižek rivede tutto pur di scovare l'ideologia. He's stronger than ever. Preceduta da un'intervista esclusiva, guida perverso all'ideologia. Giovedì 26 giugno alle 22.10 sulla Etna. Paladin si trova ad Athens, dove spera di scoprire che impatto avrà la guerra sul suo padre snodo John Betts. Titolo è Silly Symphonies, Springtime, ottobre 24. La ringrazio molto. 129. Voglio mostrarle questo censimento che risale a un anno prima dell'inizio della guerra civile. Lei è così giovane per poter conoscere la storia di quel periodo. Allora, ho scoperto che il mio quadrisnonno non era padrone, ma un proprietario di piantagione. Sono molto curiosa di sapere cosa facesse quest'uomo e alla sua famiglia quando scoppiò la guerra civile. Innanzitutto dobbiamo scoprire se prese parte alla guerra civile. Per questo non sentiremo da nessuno dei soldati confederati. Alla lettera B? Sì, la B. Ma John non c'è. Così creatività, la visione dei Silly Symphonies potrebbe servire come dovrebbe essere uno stimolo per comporre delle idee in maniera non così ordinaria. Ok, grazie. Ok, sembra che William partecipò alla guerra civile perché si arruolò nel 12° reggimento della Georgia. Erano tutti volontari ed è probabile che si fosse arruolato. Onto the house. E queste sono alcune lettere che scrisse. Dio mio, sono ancora in buono stato. Santo cielo. Posso leggere ad alta voce? Sì, certo. Questa fu scritta mentre era a Richmond, in Virginia. Richmond era il quartier generale, la sede del governo confederale. Caro padre, 129. Prima sani e salvi, ma non sappiamo per quanto resteremo qui. C'è chi dice 2, c'è chi dice 4 settimane. Questa mattina al consiglio ho sentito il capitano delle tre compagnie che diceva che il proprio numero si arriverà alla pace. Gypsy Melody. Gypsy Melody. Del 1861. Era molto ottimista. Quanto durò effettivamente la guerra? Fino alla primavera del 1865. 4 anni. Pensavano che sarebbe finita dopo le cose. Poveri illusi. Il 12° reggimento volontari di fanteria fu costituito nel giugno del 1861, 2 mesi dopo l'inizio della guerra civile. L'unità si diresse verso Richmond, la capitale confederata della Virginia, in attesa del dispiegamento di uomini. Il sud comincia la guerra con moltissimi volontari e con il morale alto. Ma le limitate risorse lasciarono l'esercito confederato mal equipaggiato e impreparato. E l'ottimismo iniziale cominciò a svanire. Bene, questa è una lettera alla sorella. È il 8 novembre del 1861. Non ho mai sentito parlare di Emily.
troppo vicino. Billy Bass. Oh mio Dio. E Thomas P. Leasley, ucciso in combattimento. Hey! You want that fun? Or vision. Sono stato this creates a mental malady known as vicious peppers or fishing fever. Sai, è davvero molto strano. Ho conosciuto Billy. Una cosa di dura, 6 ore. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto. È così triste. Oh, data vedo che lei ha risposto. Io credo stasera colgo l'occasione per scriverti il libro. Oggi sono andata a visitare la famiglia Merritt. Il mio cuore salta da quando penso a me. Il signor Betts è quello che soffre di più. Non parla d'altro. Mi ha detto che gli hai scritto e che gli hai assicurato che Bill è molto importante. Si è sentito orgoglioso e confortato a questo pensiero. Per John era fondamentale essere sicuro che suo figlio era stato coraggioso e una ragazza. Sì, è dura perdere un figlio, ma morì combattendo per qualche cosa in cui credeva il padre. Esatto. La guerra sarebbe durata per due anni. Tutto fu sconfitto. E poi la prende sorpresa. I sudisti avevano commesso un tradimento e di conseguenza avevano bisogno di un perdono. E qui stanno chiedendo proprio questo. Dei grandi. Dove incontrerò lo storico James Roy. Quindi, ricapitolando, il mio padre nonno, John, era un ricco proprietario. Il mio maggiore Billy, morì. Vorrei sapere come se la passò. So perfettamente potrà raccontarvi la storia. Un'enorme e difficile trasformazione per tutte le persone del mondo. Alla fine della guerra civile del 1865, Cristo si era in Dio. Un uomo su 5 era morto. Il dono era considerato che non avevano loro. E gli schiavi, che erano stati presi per i proprietari delle piantagioni, si erano emancipati. Ma alcuni ricchi sudisti avevano capitali sufficienti per sopravvivere agli Stati Uniti. 1 al 1879. Ok. E credo che sarà utile scrivere una tabella. Jim mi ha spiegato che sarebbe più semplice annotare i dati più significativi di questo elenco, come ad esempio il numero di braccianti impiegati, i soldi delle famiglie e il valore totale della piantagione. Credo sia meglio farlo per ogni anno. Per ogni anno? Vedo che ce ne sono 9. Il numero di braccianti? Bene, 40. 40. Mio Dio. Si è suicidato. Sì. Aveva avuto troppe vicissitudini.
E questo è ben finito. Prendiamo con la mano. Uno dei cittadini più anziani è sparandosi alla testa con una pistola. Come è avvenuto questo? Il nostro informatore sostiene di Messias, di riprese della Silly Symphony, vuole mostrare la possibilità circolatura energia elettrica e gli aspiratori che sono stati posizionati in funzione del vento.